È arrivato La l'arrotino, rottina. ombrelaio, stracciarolo, arrotino. Mio padre sta arrotando il coltello perché oggi faremo una ricetta semplicissima, banalissima, che diranno, beh, andate a fare quelle robe lì in televisione. Sì, andiamo a fare queste robe in televisione perché si può mangiare anche un cibo semplice ma molto gustoso. Cosa andiamo a fare oggi? Io ho già l'acqua lì in bocca. Abbiamo preso una bella braciola di vitello, ma deve essere bella, bella e altina. Mio padre adesso gli andrà a fare una bella tasca, la farciremo col prosciutto e il parmigiano reggiano 30 mesi, l'andremo a cuocere nel burro e sopra, come fanno i francesi, i parigini, la grande francese, andremo a metterci dei rotondi pezzetti che ho fatto prima e che ho messo in freezer di burro, cioè rondelline di burro al prezzemolo, dure che si scioglieranno sulla braciolina e daranno questo sapore meraviglioso. Ricetta semplice, banale, ma è un cibo che conforta il cuore. Quindi quando siete un po', fatevi questa cosina, ma attenzione, deve essere molto alto il livello della carne, se no non ne vale la pena. Vediamo. Attenzione alle manine, che non ti tagli anche la manina, che dopo la farciamo. Intanto sai cosa faccio? Provo a fare le scaglie di parmigiano. Tutto a 1 euro. Ecco, vedi che viene bene. La scaglietta. Guarda, ma. Molto bene. Andiamo a metterci il prosciuttino. Io sento già il gambero rosso. Fanno. Vieni a farmi. Tu. Ingredienti ottimi. Qui bisogna, come i panini, bisogna esagerare. Esageriamo. Siamo qui apposta. Quello, e poi cominciamo a metterci scaglie di parmigiano 30 mesi dentro un pochino, E poi lo copriamo, così rimane lì tutto il sugo. Come lo copriamo? Con un'altra fetta di cosa? Di prosciutto. Ah, e poi sì, lo sì, chiudiamo. Sì, poi lo chiudiamo e voilà, Messie Didon. Come se pelle, dice, se scherza un quarti, quello che vende le noci. Come se pelle, dice, e qui pelare vuol dire, vabbè, è troppo lunga da spiegare. Burro! Togliamo questo, facciamo sciogliere. Va che boia, le forchette è arrivata la nonna, le ha lavate, le ha un'altra volta dentro il cassetto. Dammi la pinza. Allora tu dici che la chiudiamo, no? La chiudi con lo stuzzicadente? Chiudila con lo stuzzicadente. Si mangi in due qua, attenzione. Di questi tempi anche in tre, cosa dici? Cioè, buono? Voglio dire. È una bella gnofola, Adesso aspettiamo che il burro prende un po' di temperatura e direi di depositare. La saliamo dopo. Cottura, non necessita di una lunga cottura, perché quando la carne è buona il vitello è nel centro del fuoco. Dove? Non lo vedo. Ecco. Così il centro, perfetto. Se siete sportivi e vi piace. Se uno sono in quattro in famiglia, con quattro di quelli, devo fare il mutuo. Ah sì, è vero. Ma qui dai, qui in due mangi, e mangi anche bene, mangi. Quindi ne prendi in due, sono quattro, comunque sono, è un pezzo di carne costoso. Il vitello, sai com'è il vitello. Queste qui sono quelle che dopo non fanno le cotolette alla milanese. Con l'osso, sì. Qui, orecchie d'elefante. Che anche te orecchie sei mica messo male. Io dovevo fare il musicista, così suonavo orecchio. No, ancora. Vedi che senti il calore che viene su. Che si gonfia, sì. Cosa vuoi. Vedi. Hai visto con le filatine del coltello com'è venuta la tasca? Vedi, è venuta benissimo. L'odore ha richiamato i cagnuzzi. Sai cosa ci starebbe bene qui? Una slaminata di tartufo. Sì. E adesso non c'è più il tartufo.
Io direi che sarebbe... Dacci un'altra occhiata e io vado a prendere il burro che ho messo in freezer. Cosa dici? Direi che ci siamo, Sì. Un'ultima. La saliamo, Sì. Sale grosso? Sale grosso è meglio. Bello. Mettiamo nel piatto. Là, fermati. Saliamo anche da questa parte. E come fanno i francesi? Ecco, chiaramente ci sono gli stuzzicadentini, quindi quando decidete di mangiarla si sfilano e si sfettola. Buon appetito, piatto pulito. E ce la mangiamo, ce la litighiamo quella lì.